Finora abbiamo parlato delle scatole viste dall'esterno, ma che cos'è un'acciaieria? Perché deve essere fatta in una certa maniera? Beh, questo è compito mio, anche come introduzione alla parte seguente. Questo di sopra, no? No. Quindi entriamo all'interno delle scatole. Breve descrizione di quello che farò, di quello che dirò. Parto un po' da lontano. Questo è il metodo di produzione del ferro, tra virgolette. Il ferro proprio non esiste. Iperpuro costa l'ira di Dio, ma questo era il metodo con il quale in Piemonte fino alla fine del 1600, inizi del 1700, si produceva il massello di ferro. E voi mi dite: ma perché hai messo dei negri? Perché sei il solito razzista? No, perché nel 1914 c'era già la fotografia e nel 1680 non c'era ancora la fotografia. Però voi avete la cappella del Guarini, la cappella della Sindone, con i finestroni in ferro, sempre tra virgolette, perché quello era l'unico periodo nel quale il regno di Savoia, allora non era ancora regno, era Ducato di Savoia, non era impegnato in guerre. Per il resto, dal 2000 a.C., ittiti, fino mediamente, prima parte del XVIII secolo, si produceva dentro questi bassi forni, con un complesso di gente, quindi era già un'industria perché era un'organizzazione di persone che mandavano dentro l'ossigeno insieme ovviamente all'azoto e all'anidride carbonica prodotta. Adesso l'alto forno è un oggetto di queste dimensioni, con molteplici impianti di adduzione, molteplici, almeno due estrazioni di prodotto allo stato liquido, la scoria fusa, chiamata loppa d'alto forno, la ghisa fusa, che viene poi avviata alla parte di acciaieria. Gas che vengono raccolti, e poi dopo vengono utilizzati per preriscaldare l'aria che viene presa e immessa nell'altoforno. Quindi è un impianto complesso, dove qui abbiamo schematizzato le varie sorgenti, ad esempio di emissioni pulverulente, perché noi abbiamo bisogno di partire da minerale di ferro. Abbiamo bisogno, vedremo dopo, di partire da coke siderurgico, abbiamo bisogno di partire da calcare, abbiamo bisogno di preparare i minerali, caricarli in alto forno e poi dopo avviarli, dopo l'alto forno, avviare la ghisa prodotta in alto forno in un convertitore ad ossigeno. E questo è il cosiddetto impianto a ciclo integrale, l'impianto di Taranto, ce ne abbiamo tre in Italia. Taranto, Piombino,
e Trieste, ed è alternativa alla produzione di acciaio messo in un forno elettrico ad arco partendo da rottami di acciaio selezionati. Quando voi dismettete la vecchia automobile, l'impianto di demolizione toglie i sedili, toglie il vetro, toglie le parti in plastica, tiene una scocca, la compatta mediante, il tutto viene poi compattato in appositi impianti di compattazione e poi macinato. Ma mi dite dove va a finire il rame che è presente nella scocca dell'automobile, che corre attraverso i bracardi, che non si riesce a tirare via? Me lo ritrovo nel forno elettrico. E da un punto di vista chimica-fisico non c'è nessuna possibilità di tirare via il rame. Se noi utilizzassimo solo il percorso di produzione mediante rifusione, a un certo punto otterremmo un acciaio che non si può più usare. Perché? Perché contiene rame, contiene anche stagno, che sono degli elementi inquinanti dal punto di vista delle caratteristiche. Quindi un sistema equilibrato deve partire da una produzione per ciclo integrale che dà acciaio, tra virgolette, fresco, e una produzione di rifusione. In Italia ne produciamo 28 milioni di tonnellate negli anni buoni, questo non è un anno buono, e circa 16-17 milioni vengono prodotti a ciclo integrale, circa 12 milioni di acciaio vengono prodotti a Taranto. E questo è l'altoforno. Nell'altoforno io sono costretto a caricare strati alternati di minerale preparato e di carbon coke. Man mano che scende la carica nell'altoforno aumenta la temperatura. Perché? Perché alle tubiere si insuffla aria arricchita che brucia, considerando quello che poi vedrete anche essere chiamato dead man, una zona di coke cosiddetto stagnante. Il mio maestro usava un termine più poetico, la dote dell'altoforno. Credo che ormai voi non sappiate più cosa sia la dote, perché era una di quelle cose che si imponeva alle ragazze. E noi siamo in una società post-maschilista. Arrivando ad una certa altezza, nell'ambito del minerale comincia a formarsi del liquido. Mi blocca tutte quante le porosità interconnesse e l'unica via di passaggio, vedete, attraverso il coke, il quale si trova ben in fondo, ha sopra di sé mediamente 15 metri di colonna, deve avere delle particolari caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, perché se si schiacciasse non sarebbe più poroso. E allora il coke, per farlo poroso e sufficientemente resistente alla compressione, debbo produrlo in appositi apparati potenzialmente molto inquinanti, le cosiddette cokerie, partendo da un particolare tipo di carbon fossile, il litantrace a corta fiamma. Se fosse a lunga fiamma sarebbe troppo importante il quantitativo di sostanze volatili nell'altoforno, ci sarebbe troppa porosità conseguente, la resistenza allo schiacciamento dalla colonna di carica sovrastante sarebbe troppo bassa, il tutto si impaccherebbe. E non possiamo andare dentro l'altoforno. Qualcuno poi vi dirà quanto ci vuole per spegnere un altoforno. L'unica cosa che si può fare, ma
e tanto che non viene utilizzata perché si fa di tutto per evitare di arrivare a queste condizioni, è quella di metterci dentro delle piccole cariche di dinamite per scuotere un pochettino il tutto, agitate prima dell'uso. E gli altoforni, per massimizzare, ottimizzare le condizioni anche di controllo atmosferico, quindi minimizzare le emissioni, diventano sempre più grandi. La misura che voi potete avere per la capacità produttiva di un altoforno non è la sua altezza, perché stanno diventando sempre più tozzi, ma è il diametro al crogiolo. Questo è l'ultimo fabbricato in Corea, 15 metri e mezzo. E 15 metri e mezzo, considerate poi il volume, il tutto esce in continuazione, sia portano un'uscita in continuazione di ghisa liquida, un'uscita in continuazione di loppa di altoforno, un'uscita in continuazione di gas di altoforno. E andiamo a vedere com'è la situazione europea. Noi abbiamo una distribuzione di altoforni. Vi ho messo qui in evidenza, nella quella precedente c'era tutta la distribuzione degli altoforni, qui in evidenza ci sono i centri siderurgici più grandi. Il centro siderurgico più grande è quello di Duisburg in Germania, con 7 altoforni contemporaneamente presenti, 5 sono quelli a Taranto, 3 quelli a Dunkerque e progressivamente di meno, il minimo è 2 per i grossi centri siderurgici. Qualcuno di voi si può chiedere com'è la situazione dell'Austria, perché a Linz c'è un impianto siderurgico che è stato poi ricordato in uno dei servizi della radiotelevisione italiana ed è in questa posizione. Vedete che in Spagna c'è un solo centro siderurgico grosso nei Paesi Baschi. Questo vi dà una piccola spiegazione per quale ragione non gli hanno mai concesso grande autonomia e men che mai l'indipendenza. Le acciaierie hanno un fattore, sono un fattore strategico. E vedete, a parte in Europa, dove sono localizzati i grossi altoforni? A Duisburg ne abbiamo uno che sfiora i 15 metri. Vi ho detto che quello più grosso, più moderno, era da 15 metri e mezzo, adesso questo è già grosso, e subito dopo, su 14 metri, abbiamo Dunkerque e Taranto. ThyssenKrupp, TK, ArcelorMittal, che è la più grande industria siderurgica mondiale, l'Ilva, sappiamo dove è localizzata, la Tata Steel, è una industria indiana che ha comprato buona parte degli impianti produttivi inglesi, spagnoli e parte di quelli francesi. E quindi voi vedete, queste sono le aziende più grosse in Europa. Poi noi abbiamo delle grossissime aziende in Cina, delle grosse aziende negli Stati Uniti. Cosa carichiamo in altoforno? Avete sentito parlare di due tipi di carica: minerale tal quale dipende molto dalla sua granulometria, ma possiamo caricare del sinterizzato, detto anche agglomerato autofondente, possiamo caricare delle pellets. Cosa sono le pellets? Sono delle olive cotte.
Tutti sapete come si fa una polpetta, qui si impasta il minerale di ferro, si impasta con acqua, si impasta con un po' di bentonite, si ha una polpetta che poi viene messa in un forno, viene cotta e dalla polpetta cruda viene fuori la polpetta cotta che, come vedete, prende il nome di pellet. E dal 1990 al 2008 noi abbiamo avuto una concentrazione progressiva di produzione. Vedete che nel 1990 in Europa c'erano tanti punti di produzione, adesso i punti di produzione sono molto diminuiti. La tendenza di cui vi ho parlato all'aumento delle dimensioni dell'altoforno e quindi della produzione unitaria è anche una variazione del tipo di carica. Questo è un diagramma triangolare in cui più ci si sposta lungo questo asse, più aumenta il quantitativo di pellets caricato in altoforno, più ci si sposta lungo questo asse, più aumenta il quantitativo di sinterizzato, e vedete che di minerale se ne mette di solito abbastanza poco. Cosa succede durante la discesa della carica? Si ha la riduzione progressiva degli ossidi di ferro. Per coloro i quali si sono dimenticati la chimica, non siete pochi, si parla di riduzione perché si passa da ferro a numero di ossidazione più 3 a ferro a numero di ossidazione più 0. Questo è il termine riduzione, riduzione del numero di ossidazione. E vedete che io posso ridurre nell'alto dell'altoforno, nel tino, mediante l'utilizzazione di ossido di carbonio. Se vado sotto ho una riduzione diretta con carbonio, e il carbonio mi serve quindi per due funzioni fondamentali: la riduzione, perché ho una riduzione diretta di un ossido di ferro con carbonio, oppure ho una produzione verso il basso di ossido di carbonio che, salendo, provvede alla riduzione progressiva. Quindi il carbone è indispensabile per la fase di riduzione, ovviamente è anche necessario per la fase di riscaldamento. In periodi nei quali gli inglesi, specie un po' prima della Prima Guerra Mondiale, bloccavano l'afflusso di carbone verso i porti italiani, qui in Piemonte avevamo inventato l'altoforno elettrico. Ci avevamo messo sul fondo di un altoforno, che era ovviamente piccolo, due elettrodi, si faceva scoccare l'arco, si utilizzava l'energia idroelettrica e la parte di riscaldamento era fatta in quella maniera. Situazioni particolari non potremmo fare la stessa cosa, perché allora dovremmo andare a avere dei grossi impianti di produzione di ingegneria di energia elettrica, e non ne abbiamo. Non volete fare con gli altoforni grossi impianti di riduzione diretta? Le emissioni sono le stesse. Non volete fare riduzioni con carbone? Le volete fare con delle celle elettrolitiche? Un numero sterminato di centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, e non so quale dei due metodi sia il più preferibile. Allora abbiamo capito qual è la funzione delle varie zone dell'altoforno. Prima o poi riuscirò. Ecco.
Ma perché ci devo mettere il calcare in alto forno? Perché, come vedete, queste sono le isoterme di riduzione. L'ultima isoterma, quella che mi porta alla riduzione della wustite, quella che normalmente si può anche chiamare ossido ferroso, mi ci va il 70% di ossido di carbonio. Finito. Meglio che ve la riassuma a voce, 70% di ossido di carbonio. Ma insieme con il minerale io ho della silice. E se ci lascio la silice da sola, assieme al minerale, non mi ci basta il 70%, ce ne vuole l'82% di ossido di carbonio in alto forno, non ci arrivo mai. Allora cosa devo fare? Devo bloccare la silice aggiungendo dell'ossido di carbonio, perché l'ossido, no scusate, dell'ossido di calcio. Quindi devo aggiungere del calcare, CaCO3, carbonato di calcio, che si decarbonati e mi dia il CaO. CaO si unisce con la silice, la blocca, mi dà degli eutettici basso fondenti. Se mi avanza un po' di ossido di calcio riesco ancora a ridurre il prodotto che è un ferrito monocalcico in alto forno. C'era qualche altra cosa sugli impianti di agglomerazione, ma mi fermo qui. Quindi noi abbiamo, per poter dare spunto, cokerie che producono vari idrocarburi aromatici, vanno sotto il nome di benzopireni, ormai grazie, mi ha aiutato a chiudere, vanno sotto il nome di benzopirene, generico. Poi abbiamo produzione di diossine, produzione di polvere, avete visto quei cumuli di materiale, è evidente, sono i parchi minerali che possono produrre polvere, l'alto forno e poi a valle gli altri impianti. Il professor Genon vi ha parlato delle best available practices o technologies, BAT. Bastano a ridurre le emissioni a livelli accettabili, considerando che lo zero non esiste? E allora adesso chiamo il professor Assennato a spostarsi in qua, se possibile, e a parlarci. Adesso facciamo che fai un escape, butta fuori quella roba lì, basta che la chiudi in alto a destra. Io ho finito, eh?